La destra può, a pochi metri dal castello della Mesola, la sede di un workshop nazionale organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per parlare del cuneo salino. Il mare nel fiume, questo è il titolo di questa giornata di studi che ha portato al castello della Mesola istituzioni, organizzazioni agricole, soprattutto i consorzi di bonifica, ma anche la ricerca e l'università, per trovare soluzioni ad una tematica di grande attualità. Il cambiamento climatico incide sulla siccità, in questo momento il grande fiume soffre, è in ginocchio. La mancanza di pioggia incide fortemente sulla risalita del cuneo salino. Quando l'acqua dei fiumi si abbassa troppo, infatti, l'acqua del mare tende a infiltrarsi, arrivando fino alle falde, provocando danni enormi alle colture e alla biodiversità. Se guardiamo questa animazione, abbiamo creato questo filmato sui dati che ci sono stati dati dal consorzio del Delta del Po, e potete vedere la progressiva risalita del cuneo con la distanza in chilometri dal mare della soglia critica di 2 grammi su litro. E potete constatare come verso il 24 di luglio del 2006 raggiungiamo l'entroterra, la soglia critica si spinge fino a 33 chilometri dal mare. Ma questo è avvenuto il 24 di luglio del 2006. Oggi siamo al 23 di giugno e, come abbiamo sentito prima, siamo a 20 chilometri. Quindi se non piove potremo andare oltre i 33 chilometri dal mare. Presidente, i lavori sono stati intensi, c'è stata molta partecipazione. Che cosa è emerso di fondamentale da questa sessione, da questa mattinata? Ma innanzitutto la cosa che va detto è che avremmo preferito non essere così attuali, nel senso che purtroppo questo convegno capita proprio in un momento tragico per il nostro settore primario. Quello che abbiamo cercato di dire, anche partendo ovviamente dalle pagelle che abbiamo voluto dare alla politica, perché poco si è fatto in questi decenni rispetto a quello che era ampiamente prevedibile, ovvero la questione dei cambiamenti climatici. Oggi il messaggio che esce da questa iniziativa è uno, semplice, banale: fare in fretta, fare bene, interventi, i denari ci sono, ma bisogna scegliere dove metterli e dove metterli a disposizione. È chiaro che le opere per salvare il bacino del Po, perché qui in gioco non c'è solo il settore primario, ci sono i cittadini, ci sono le imprese, c'è un sistema ecologico complesso che ha bisogno di acqua dolce per sopravvivere, sì? Perché purtroppo il Po lentamente sta morendo, lo vediamo in questi giorni con le quote che progressivamente calano. E quindi abbiamo rivolto un grande appello a tutti i nostri attori istituzionali, dalla Regione Emilia-Romagna, al Governo, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell'Agricoltura, perché qui bisogna fare grandi interventi, farli in fretta. In gioco, ripeto, non ci sono solo interessi del settore primario, che oggi è strategico. L'agricoltura, abbiamo capito, prima nella pandemia e poi con la guerra, che produce cibo che è essenziale per tutti noi. Se il cuneo salino continua a inquinare le nostre falde, se continua a salire di chilometri lungo la linea del Po, a rischio ovviamente c'è la produttività dei nostri terreni. Nell'immediato significa meno posti di lavoro, meno giornate per gli stagionali, filiere che sono destinate a morire. Nel lungo periodo significa che l'autosufficienza alimentare a cui noi stiamo puntando rischia di venire meno. Questo convegno importante, che non riguarda solo la provincia di Ferrara ma anche la regione vicina e le province vicine del Veneto, e tocca un tema che è fondamentale per il territorio, un territorio fatto di terra e acqua. È sicuramente un tema basilare per la nostra economia, perché parlare di cuneo salino all'interno di Mesola, nella provincia di Ferrara, è sicuramente un tema sentito, perché noi qui ci avvaliamo della risorsa primaria che è l'acqua, e se l'acqua è salata creiamo dei grandi problemi all'economia agricola e non solo, anche tutto l'indotto. Quindi per noi è veramente importante questo focus sul cuneo salino. Ecco, chiaramente Mesola non è un caso la scelta di questa location. Direi di no, qui siamo, come dire, equidistanti dalle due province, Ferrara e Rovigo, siamo alla foce del Po, siamo in un posto fantastico dal mio punto di vista, perché siamo riconosciuti in MAB UNESCO, quindi è sicuramente, e poi soprattutto qui noi ci avvaliamo di un'agricoltura specializzata e che fa dell'acqua una risorsa, come dicevo prima, molto importante.
Ricordiamone qualcuna? Le colture importanti sono quelle orticole, il radicchio, l'asparago, le carote, in particolar modo sono queste le tre coltivazioni prioritarie. Massimo Gargano, direttore generale dell'ANBI, questo è sicuramente un convegno che quando il consorzio ha organizzato mesi fa non avrebbe mai pensato di poterlo realizzare in un momento così problematico per quanto riguarda ad esempio il grande fiume Po. Qua siamo a Mesola, a pochi metri passa la destra Po. Il fiume in secca, una situazione che non si verificava da 70 anni. Lei ha parlato di guerra climatica. Assolutamente sì, abbiamo un problema, questo paese ha un problema, ce l'ha l'ambiente, ce l'ha il potabile. Non è immaginabile che nel terzo millennio dobbiamo ancora, sapendo tutto rispetto allo strutturarsi dei cambiamenti climatici, rispetto alle loro conseguenze, al manifestarsi delle piogge, all'incapacità di raccoglierla perché abbiamo edificato tutto l'edificabile, non possiamo immaginare di vedere ancora un paese dove viene portata l'acqua nelle case con le autobotti, dove non si produce energia elettrica e poi si fanno i decreti per l'aiuto all'energia e si tassano gli extraprofitti, dove sono stimati ad oggi almeno 2 miliardi di euro di danni all'agricoltura, danni che dall'agricoltura passeranno di nuovo ai cittadini. Perché? Perché sarà meno cibo e cibo con costi più elevati sugli scaffali. Io non credo che un paese possa in questo modo immaginare il proprio futuro. Da questo punto di vista devono emergere oggi delle soluzioni. Sicuramente l'ANBI con la PNRR ha già presentato progetti, sta già anche riscuotendo insomma diversi ok, diversi sì, quindi si parte con certi lavori. Adesso chiaramente parliamo a livello nazionale. Ecco, che cosa deve emergere oggi, direttore? Assolutamente. Il PNRR, per una scelta oscurantista dell'Europa e non contrastata efficacemente in Italia, non finanzia opere nuove, quindi finanzia soltanto un efficientamento dell'esistente. Ci accontentiamo di questo, lo affrontiamo, l'abbiamo affrontato con una messa di progetti largamente più ampia rispetto alle risorse stanziate, soltanto il 2% del totale del PNRR va all'acqua e di questo 2%, 4 miliardi, soltanto 880 milioni vanno all'agricoltura sino ad oggi, una cifra largamente insufficiente, ma non finanzia opere nuove. Ci siamo fatti carico, insieme alla Coldiretti, di un piano invasi, un piano per raccogliere tutta quell'acqua che oggi noi sprechiamo quando piove, cioè l'89% dell'acqua, la raccogliamo, la mettiamo a disposizione quindi di tutti le utenze potabili, energetiche, ambientali e irrigue quando occorre. Anche qui però il piano è pronto, va realizzato in fretta. Si parlò all'epoca anche di bacinizzazione del Po, è ancora sul tavolo oppure no? Non credo sia sul tavolo. Sul tavolo c'è questa proposta tecnica, sicuramente oggi il Po fa un grido d'allarme, oggi il delta del Po fa un grido d'allarme fortissimo. E anche qui abbiamo voluto dire e dare un contributo. Probabilmente il delta del Po merita un'attenzione nazionale e non più regionale, merita scelte forti che vengano condivise dal centro, sostenute dal centro, perché anche qui tutta una serie di valori ambientali, paesaggistici, legati al cibo identitario e distintivo, che da questo delta nascono, non possono rimanere ancorati a una cultura localistica. Nicole Mastrocicco, geologa, docente all'Università degli Studi della Campania. Il suo intervento ha fatto il punto sulla salinizzazione degli acquiferi costieri, guardare al passato per prepararsi al futuro. Questa è una situazione che il Po non ha vissuto almeno negli ultimi 70 anni. Per le genti di questi posti è inammissibile vedere il grande fiume veramente in secca come in questo periodo. Lei però una proposta l'ha fatta. Sì, per cercare di mitigare le problematiche che derivano dalla salinizzazione sia dei corsi d'acqua superficiali sia delle falde sotterranee, sono state messe in campo in diversi paesi, non solo europei ma nel resto del mondo, delle strategie che permettano di ricaricare le falde con dell'acqua dolce. Tra queste quelle di maggiore successo
da diverse esperienze sono risultate essere quelle che immaginano la ricarica delle falde sotterranee attraverso degli invasi di dispersione che vengono ricaricati con acque dolci, che possono anche essere acque dolci derivanti per esempio da impianti di depurazione e che infiltrandosi nel sottosuolo permettono di creare questa lente di acqua dolce che tutela le colture che noi coltiviamo nei nostri territori. Questi approcci, quindi questa ricarica attiva attraverso bacini di dispersione è più funzionante nel caso in cui questi bacini vengano realizzati su sedimenti che permettono agevolmente l'infiltrazione delle acque, quindi non sono soluzioni che possono essere applicate in maniera omogenea su tutto il territorio, vanno selezionate le zone più idonee. Per esempio abbiamo nei nostri territori delle dune attuali, ma dune relitte, che sono appunto fatte di questi sedimenti sabbiosi che favoriscono l'infiltrazione e che sicuramente hanno una vocazione ad essere utilizzate proprio per la realizzazione di questi bacini disperdenti. Ecco, soluzioni che lei ha sottolineato si trovano nel passato e che forse si dimenticano, perché vengono abbandonate secondo lei? Sicuramente hanno bisogno di moltissima manutenzione queste tipologie di approcci. Quindi non ci si può improvvisare, ci vuole la volontà di realizzarle e la volontà di mantenerle nel tempo per fare in modo che siano efficaci come possibili soluzioni. Quindi bisogna decidere di procedere in questo senso e di mantenere la strada intrapresa. Quindi il Po si può salvare? Assolutamente sì, il Po e tutti i territori che lo circondano e tutte le attività che gravano su questi territori sono in questo momento a rischio. Non nego che ci siano delle criticità, ma abbiamo a disposizione tutte le conoscenze tecniche e scientifiche per prendere le decisioni giuste. Diversi spunti, la ricerca, le università, le organizzazioni agricole, le istituzioni e soprattutto i consorzi di bonifica. Tecnicamente che cosa è emerso da questo workshop? Ma intanto che il problema del cuneo salino non è una novità, nel senso che illustri esperti, professori hanno dimostrato che questo territorio, e sto parlando di quello nostro del Delta Ferrese, ma potrei dire la stessa cosa del Delta Veneto, hanno la stessa vulnerabilità. Quindi che sia una vulnerabilità storica accertata è vero. Poi che questa problematica sia stata evidenziata da quello che è oggi un andamento climatico bizzarro e che ha anticipato l'estate e che porta a un aumento delle temperature, crisi idrica e quant'altro, è un incidente di percorso rispetto a un tema che da troppo tempo se ne parla solo e non si fa niente. Ci sono state delle proposte, qualcuno ha suggerito di guardare un po' al passato per intervenire su problemi che ci sono ancora. Allora, una delle misure che si potrebbero mettere in campo, è chiaro che servono delle risorse diverse da quelle che si possono gestire nell'ordinario, ma che non possono essere solo soluzioni di emergenza, è la creazione di piccoli invasi. Invasi anche in pianura, perché sempre si parla di invasi montani, si parla di accumulare dell'acqua quando ce n'è in soluzioni che poi la devono rilasciare durante l'anno. Credo che si possano trovare soluzioni tecniche anche in pianura, per cui noi dobbiamo fare la nostra parte e per questo stiamo proprio progettando interventi che realizzano questo tipo di infrastrutturazione. Un workshop dove insomma i due consorzi Pianura di Ferrara e Delta del Po insieme stanno cercando di trovare delle risposte a un tema di cui si sta parlando veramente da decenni, ma che oggi con il cambiamento climatico è veramente sotto l'occhio di tutti. Che cosa è emersa da questa giornata di importante secondo lei? Importante, questa giornata ci ha dato l'ordine di grandezza del problema. Il problema è un problema che non è più trascurabile, non è solo un problema dell'agricoltura, ma riguarda tutto l'ambiente a 360 gradi, riguarda l'idropotabile, ma riguarda soprattutto l'ambiente, perché se questo ambiente viene salato
tramite l'acqua salata del fiume che va ad insalare la falda, si crea una microdesertificazione che abbiamo già visto, abbiamo già notato, che anno dopo anno aumenta continuamente. È evidente se situazioni come quest'anno, della gravità di quest'anno, si ripetessero con frequenza, non dico annuale ma quasi, dovremmo veramente ripensare il territorio e capire cosa vogliamo fare di questo territorio. Le soluzioni ci sono sempre. La soluzione che è stata prospettata oggi pomeriggio è la realizzazione di una struttura, una barriera antisale alla foce del ramo principale del Po. Questa struttura consentirebbe di simulare su tutti i rami una portata pari a 3 volte quella che in quel momento ci sarebbe a Ponte Lago Scuro. Quindi è la soluzione del problema. Qual è il problema? Deve essere finanziata la progettazione, perché è impegnativa, e poi deve essere finanziata la realizzazione. E dico, non è un problema di un consorzio solo, è un problema di tutto il bacino del Po. Quindi c'è anche un appello a Roma, al governo centrale e all'Europa? Certo che sì, il problema del bacino del Po è un problema che non può essere solamente della parte del Tizio e del fiume, è un problema che riguarda tutto e tutti i cittadini che abitano qua. Nel caso in cui il territorio non fosse più produttivo, sia da un punto di vista agricolo, che non potesse più essere irrigato e che l'ambiente perdesse di importanza, proviamo a pensare al parco del Delta del Po, ma l'area MAB, le aree SIG, ZPS, Important Bird Area e tutto quello che ci gira intorno, il turismo che c'è, con un territorio che cambia in quel modo perderebbe tutte le caratteristiche. Quindi bisogna rivedere il territorio e rivedere anche il problema dei flussi delle persone che abbandonerebbero questo territorio per andare da qualche altra parte. La collaborazione anche con il Veneto e quindi con i consorzi di bonifica del Veneto. L'unione fa la forza, il sistema delle bonifiche non può essere visto in maniera singola, il problema strutturale del bacino del Po l'abbiamo evidenziato oggi con una serie di interventi, è di tutto il nord Italia, poi ogni territorio ha le sue problematiche, noi abbiamo trovato una sponda che è una collaborazione con quelli del Veneto perché hanno le problematiche identiche alle nostre, quindi non c'è Veneto, non c'è Emilia, c'è agricoltura, c'è ambiente e c'è poca acqua. Alessandro Bratti, anche lei a questo convegno, questa giornata, questo workshop, da sempre lei in prima linea per quanto riguarda l'ambiente, le tematiche legate al Po le conosce da vicino. Che cosa è emerso di fondamentale, anche perché c'è stato un appello fondamentale alla politica? Beh, insomma, sono emerse alcune cose che si conoscevano da tanto, alcuni studi nuovi molto interessanti e soprattutto io credo che la svolta decisiva è che anche tutto il mondo dell'agricoltura, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni, hanno posto il tema, in questo caso parlando di un fenomeno molto specifico che è la risalita del cuneo salino, ma legato al tema dei cambiamenti climatici. Dicevo, il punto grande di novità è che l'approccio che viene da questa categoria è un approccio sistematico, sistemico, non più legato solo al loro mondo agricolo, ma in realtà a 360 gradi a tutti i temi che ci stanno attorno. Per primo il grande tema dei cambiamenti climatici e anche tutte le conseguenze che si porta dietro se non si agisce sia nella programmazione nel medio-lungo termine che nel breve periodo dal punto di vista sociale, perché è chiaro che stiamo parlando di intere aree che oggi sono aree fertili che nel caso fossero sottoposti a processi di desertificazione, come purtroppo il trend ci fa vedere, rischierebbero di essere poi aree abbandonate, con tutta una serie di conseguenze. Quindi io credo che ci siano delle novità in questo approccio dal punto di vista culturale, pur essendo questi mondi molto pragmatici, e credo che questo sia un valore aggiunto per poter risolvere e affrontare questi temi. Meuccio Berselli, segretario dell'Autorità Generale Bacino del Po, si sta parlando ovviamente di un tema che sono anni di cui si sta dibattendo, che è quello legato al cuneo salino, in un momento sicuramente che nessuno avrebbe mai potuto pensare si potesse presentare così presto, anche se da anni se ne parla. La situazione è davvero molto grave. Guardi, io la descrivo così, è una tempesta perfetta. Quest'inverno abbiamo avuto meno 70% di neve e quindi con il disgelo non abbiamo potuto avere la risorsa stoccata nei grandi laghi regolati.
nel bacino del Po non piove in alcune aree da 120 giorni e la temperatura è in media più alta tra i 3 e i 4 gradi rispetto alla media del periodo. In una situazione in cui l'estate non è ancora cominciata e l'agricoltura è al massimo del fabbisogno. Quindi l'acqua non è disponibile, non c'è, e ovviamente rischiamo di creare dei danni irreparabili al delta, quindi l'intrusione del cuneo salino che oggi è a circa 21 km, il livello di portata a Ponte Lago Scuro è a 180 metri cubi al secondo anziché sopra i 450. Ricordo che l'anno scorso nello stesso periodo eravamo vicini a 1000 metri cubi al secondo, quindi 5 volte, 6 volte di più. La situazione è allarmante perché noi ci ispiriamo a un concetto di cooperazione e di sussidiarietà tra i territori e quindi nell'osservatorio delle crisi idriche, oltre al taglio necessario per i prelievi del 20% al comparto agricolo, questo taglio potrebbe consentire, con le derivazioni che ci sono, di sostenere la portata nel fiume e dai nostri modelli di evitare ulteriore ingresso del cuneo salino. Ma molto spesso le comunità locali sono contrarie e ragionano un po': l'acqua è mia e quindi non la puoi gestire. Naturalmente l'acqua è di tutti, ma noi dobbiamo ricordarci che la comunità europea ci potrebbe dare un'infrazione se non mettessimo in campo tutte le azioni che riguardano la mitigazione del danno e quindi tutte le azioni per rendere più resiliente questa comunità. Ecco, rispetto alla tavola, al convegno che si sta tenendo oggi, tantissimi gli attori, istituzioni, organizzazioni agricole, ovviamente si parla anche di turismo, perché quando si parla del Grande Fiume si parla anche di turismo, insomma comparti fondamentali per la vita di questi territori, di queste aree. Che cosa deve emergere secondo lei? Lei ha parlato di sussidiarietà, di solidarietà, però sono anni, no, che si fanno questi discorsi. Di fatto qualcuno ha detto che bisogna prendere delle decisioni adesso. Guardi, questi anni noi abbiamo fatto molti progetti sull'area del Po che sono rivolti anche alla fruibilità turistica, rivolta alle biciclette, il famoso progetto Vento di collegamento Venezia-Torino, le due sponde che non devono essere più viste come rivali ma integrate in un processo come un po' un sardo che cerca di ricucire uno strappo e cerca di unirle, e abbiamo realizzato un'area MAB UNESCO che va da Pavia e arriva sino a Rovigo. In questa zona, in quest'area, abbiamo visto i sindaci che prima erano un po' diffidenti, oggi collaborano insieme al di là della regione, al di là della provincia e al di là dell'ideologia politica, perché hanno capito che solo insieme riusciamo a creare un progetto che possa garantire un futuro a un territorio come questo, in cui gli investimenti sono necessari e quindi bisogna che insieme, con un concetto di coesione sociale davvero e di stratificazione di architettura istituzionale nuova, portiamo alle nuove classi dirigenti e ai giovani un progetto di che cosa deve essere il fiume per questa comunità, per renderla sempre più resiliente, partendo dal principio principale: ci deve essere l'acqua. Giuseppe Bortone, direttore generale di ARPA Emilia Romagna. Il consorzio di bonifica Pianura di Ferrara ha organizzato questo convegno, questo workshop nazionale, Il mare nel fiume. Insieme partecipa anche il consorzio di bonifica Delta del Po, Veneto, Emilia Romagna, vasi comunicanti. Sono vasi comunicanti, fanno parte di un sistema del Delta del Po, delle acque di transizione che hanno un incredibile valore naturalistico di biodiversità e in cui bisogna proporre un modello di gestione del territorio che vada verso l'integrazione dell'uso della risorsa. Non è poi così vero che agricoltura, attività produttive, irrigazioni siano in contrasto con l'ambiente. Dobbiamo favorire la naturalità del nostro delta e nelle misure di naturalità, ripristinando le aree di espansione del fiume piuttosto che il reperimento di aree golenali per rallentare i deflussi, migliorarne la depurazione naturale. E quella è una strategia che deve essere comune di noi regioni di valle. Quindi, oltre a questo, non basta il Veneto, non basta l'Emilia Romagna, ma è necessario avere una gestione equa, solidale di tutto il bacino idrografico del Po.
Che cosa deve emergere da questo workshop, soprattutto in un momento così drammatico, almeno per quanto riguarda il Grande Fiume, una secca che insomma non si registrava negli ultimi 70 anni? Si stanno cercando strumenti e delle risposte? In primis darsi un modello di gestione, di governance unitario, solidale, che tenga in considerazione le esigenze delle regioni di monte con quelle di valli. Questo è assolutamente necessario, lo vediamo tutti gli anni che si ripropone una magra impegnativa, una crisi idrica come quella che stiamo vivendo. Abbiamo bisogno di una gestione continuativa delle risorse del fiume Po in una logica unitaria che tenga in considerazione monte e valle. Assessore Irene Priolo, un workshop che secondo lei che cosa ha portato? Ha dato degli strumenti, ha dato delle risposte? Allora, intanto era previsto prima che noi vivessimo questa emergenza, ma evidentemente casca a fagiolo, nel senso che oggi il tema era quello del cuneo salino e noi oggi abbiamo con questa siccità la forte preoccupazione che ci sia una risalita superiore alle previsioni del cuneo salino, per cui questo workshop ovviamente cosa mi riconsegna? Oltre all'urgenza che stiamo vivendo, la necessità di costruire in maniera intersettoriale ed integrata delle progettualità che ci consentano di non vivere sempre in emergenza. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Abbiamo già attivato diversi finanziamenti, diversi progetti, abbiamo il piano invasi che è al 65% della sua realizzazione, arriveranno finanziamenti importanti dal PNRR. Nel Ferrarese complessivamente, tra la parte consorzio e la parte diciamo idrico integrato, ci saranno 95 milioni di investimenti per questa risorsa, quindi sicuramente gli interventi si stanno facendo, ma abbiamo bisogno di fare un salto di qualità. Mi porto dietro quindi questa consapevolezza e la necessità di collegare i temi che sono relativi alla tutela delle acque più genericamente con i temi dell'ambiente, quindi della qualità dell'aria e dei cambiamenti climatici che noi stiamo vivendo. Noi abbiamo fatto già dei provvedimenti importanti in questo periodo perché abbiamo anticipato al mese di aprile il DMV e questo ci ha consentito in maniera strutturata di avere in questa fase critica abbastanza riserva d'acqua, soprattutto in alcune realtà come nel bolognese, piuttosto che in tutta la Romagna con ridracoli. Questo è stato provvidenziale perché sapevamo che saremmo arrivati alla luce delle previsioni a questa severità idrica. Oggi però bisogna che si faccia un salto di qualità. La discussione deve essere fatta non solo a livello nazionale, ma ci vuole una progettualità di bacino padano non soltanto per quanto riguarda la qualità dell'aria, ma anche per quanto riguarda tutta la tutela delle acque. Lei ha detto 15 anni per costruire un invaso. Nel frattempo cosa facciamo? Bisogna prendere delle decisioni. Quali saranno quelle da prendere subito? Ma sicuramente bisogna mandare avanti diciamo, i finanziamenti del PNRR che comunque restituiscono insieme al piano invasi una dotazione di 120 milioni di metri cubi di risorse alla nostra regione Emilia-Romagna e tutto questo avverrà da qui al 2026. Dopodiché bisogna cercare di comprendere come anche attraverso alcuni piccoli accorgimenti, e questo è anche l'oggetto del tavolo di confronto con il Ministero, noi potremmo attraverso alcuni interventi anche di urgenza che adesso collocheremo all'interno del provvedimento nazionale con Curcio, prevenire queste crisi e queste urgenze che stiamo avendo. Stiamo facendo un dialogo proficuo e costruttivo con il canale Emiliano-Romagnolo perché è questo oggi il nostro serbato speciale perché fornisce acqua idropotabile a Ferrara e Ravenna. Presidente, i consorzi insieme, in questo caso pianura di Ferrara, ma anche la presenza del Delta del Po e l'ANBI nazionale, qualcosa bisogna fare non solo per parlare di cuneo salino ma il problema dell'emergenza siccità, il grande fiume in ginocchio. Il tema dei cambiamenti climatici che avevo affrontato mettendo in piedi quelle sinergie, quelle collaborazioni e quella sussidiarietà che è caratteristica dei nostri enti e dei nostri consorzi. È chiaro che in una fase così emergenziale dobbiamo gestire tutto in emergenza e purtroppo però per risolvere questi problemi in emergenza molto spesso non si risolvono ma si chiude una pezza e se ne apre un'altra. Abbiamo bisogno di essere concreti, abbiamo bisogno di raccontare al Paese, far comprendere al Paese che abbiamo bisogno di eliminare quei tempi che ci riducono la possibilità di dare delle risposte immediate al territorio. Il nostro piano Laghetti deve essere un piano che deve essere attenzionato in tempi veloci dal governo per essere finanziato, perché se noi riuscissimo a trattenere più acqua di quella che oggi tratteniamo, solo il 10% oggi tratteniamo, col piano Laghetti arriveremo a un 30% dell'acqua che piove per trattenerla, riusciremo a dare delle risposte a tutti i temi che stamattina sono stati toccati nel convegno, che partono
vanno dall'autosufficienza alimentare all'autosufficienza energetica al tema ambientale, tutti i temi che messi insieme riusciamo a dare delle risposte concrete, perché quando manca l'acqua non manca solo per il mondo agricolo, ma l'acqua manca per tutto un sistema fluviale ed esterno che è rappresentato dal nostro sistema di canali, che ha un'altissima valenza ambientale ma che soprattutto ha anche un valore economico e sociale. Abbiamo bisogno di accelerare, mi dispiace che in questo momento se ne stia parlando e purtroppo la prossima volta, tra qualche mese, si parlerà di alluvioni o si parlerà di eccesso di acqua e quindi ci dimentichiamo di quello che è successo. I cambiamenti climatici questo non ce lo consentono più, dobbiamo accelerare, dobbiamo continuare a parlare, va bene la cabina di regia che verrà istituita per dare le risposte nell'immediato, ma dobbiamo progettare e avere delle risorse a disposizione in un asse di tempo abbastanza lungo per chiudere quel gap infrastrutturale che oggi mette in crisi il Paese. Si è parlato di invasi, per la costruzione di invasi serve tempo, il PNRR dà fondi ma non per costruire nuove opere ma per riqualificare, dov'è il punto d'incontro? Ma noi abbiamo capito una cosa molto semplice, il Po sono 650 chilometri, lungo questi 650 chilometri noi dobbiamo costruire degli invasi che nel momento del bisogno alimentino e mantengono le quote del Po. Sono invasi che danno la possibilità ovviamente di creare un paesaggio più gradevole, assolutamente rispettosi ovviamente dell'ecosistema, della biodiversità, perché il Po è una risorsa vitale per tutti, soprattutto anche per i territori del Delta del Po in cui noi oggi ci troviamo, dove lo straordinario paesaggio e la biodiversità di questo territorio è alimentato e tenuto in vita grazie all'acqua dolce dei consorzi di bonifica. Quindi creare questo sistema di invasi lungo questa asta, lunga 650 chilometri, serve per l'economia, ma serve anche per garantire la sopravvivenza del parco del Delta del Po, che è patrimonio dell'umanità.